Ciao a tutti ragazzi e bentornati su un nuovo video di Tormentum. Allora, vi avevo lasciato un pochettino con la suspense e cosa sarà, cosa succederà a questo omino se noi premiamo il pulsante rosso? Premiamolo. Ok, c'è qualcos'altro da fare, quindi lascio ancora con la suspense. Ok, qua manca qualcosa. Che oggetti abbiamo? Non mi ricordo più. Una lastra di pietra. Ed una pinzerotte. Ok, qui cosa c'è? Ah sì, le istruzioni per funzionare questo affare. Qui ci sono degli strumenti di tortura. Sto pieno di acqua sporca. Niente, mi sa che non posso fare nulla. Andiamocene. Se ci lascia andare via, ovviamente. Proviamo a parlargli. Ah, ok. Ci parla dei sepolcri. Va bene. Andiamo a farci un giro. Giro dove, però? Qua è sciarpa lunga. Allora, possiamo andare al treno perché abbiamo preso un pezzo del mostro che abita sotto alle cose, sotto nelle miniere. Perfetto. Ci siamo guadagnati il suo rispetto. Rispetto, fratello. Eccoci qua, abbiamo Martin, lo scrittore delle cronache Il ghiaccio del fuoco, che in questo videogioco fa il capotreno. Salve straniero, purtroppo se pensi che questo treno possa andare da qualche parte ti stai sbagliando. Non funziona ormai da molto tempo, i suoi giorni di gloria, così come i miei, non sono altro che un ricordo lontano. Serviva per trasportare le pietre utilizzate per la costruzione del castello. Poco dopo la scoperta dei giacimenti nella nostra terra è sorta una miniera, quindi il treno non era più necessario. Oggi è un rudere inutile, anche se ho dedicato la mia vita a proteggere questo treno da ladroni e sciacalli. Anno dopo anno dalla cabina di comando sono spariti dei pezzi. Se ti levassi anche quegli occhiali neri, magari. Per salvare ciò che è rimasto, un giorno ho bloccato l'ingresso della cabina di comando ed ho nascosto nella mia testa la combinazione necessaria per aprirla. Purtroppo anche lì sono stato derubato della tua testa. Non mi pare. La mia memoria è stata depredata dalle vecchiaie, insieme al luogo in cui per ogni evenienza avevo inciso la combinazione nella roccia. Se sei veramente determinato, forse tuttavia possiamo esserci di aiuto. Tu vuoi arrivare a lacrime gelate ed io sogno, prima della fine dei miei giorni, che si fa sempre più vicina, di poter effettuare un ultimo viaggio con il mio treno. Se riuscirò ad accedere al treno, a trovare tutte le parti mancanti e a fabbricare in qualche modo una nuova cella energetica, forse riuscirò a mettere in moto il treno. Ma non è tutto, ancora. Avrò bisogno anche di un biglietto originale per lacrimette gelate. Su quest'ultimo è stato crittografato l'itinerario del viaggio. Va bene, vuoi un po' troppe cose, amico? Devi darti una calmata. Devo solo metterlo in posto. Qui che c'è? Ah, bene. Questo sarebbe. Troveremo un modo, troveremo. Qua si va? No. No, noi abbiamo una lastra di pietra. Una pune. Cosa ci può aiutare? Qua non c'è nulla. Sto provando a vedere se c'erano dei qualcosi da prendere, ma non c'è niente, nada, né, nada. Ci resta che tornare indietro e andare in di qua.
qua abbiamo questo che vuole un uovo. Vedi qua? Ah, il carrellino. Miniera. Qua c'erano i sepolcri. Ma non possiamo accedervi. Questo non l'avevo visto. Thomas White, Daniel Hooch, Robert Chow, Marker bla bla, Caleb. Le persone qui linkate hanno costruito questo luogo o sono state sepolte qui? Questo credo che non lo scoprirò mai. Magari è uno scherzo degli sviluppatori, qualcosa del genere. Qua c'è un omino impiccato, oltretutto. Ah, c'è un altro disegno, campane. Qualcuno ha inciso sulla parete l'immagine di alcune campane. Mi ero perso dei pezzi, ma sembrano essere troppo importanti. Se posso tornare a Castello, ma meglio non tornarci, va. Quindi che so io? Proviamo a tornare su alla rocca. Su. C'è una bestiaccia. Qui abbiamo questo geco. Uno, due, tre, quattro e cinque. È dentro, perché lo metti dentro, bravo. Ovviamente si sposta con la coda dove noi clicchiamo. Qui invece c'era questo. Questo oggetto qui non va. Non saprei proprio cosa si può fare. Proviamo tornare. Ah, non credo si tratti di un semplice pozzo. Probabilmente quello è il pozzo che serve per che tiene la gabbia di quel poveretto. C'è nulla qua che può tornare utile. Questo? Un pezzo piatto di metallo con un disegno misterioso. Andiamo giù. Aspetta, qui non c'è nulla. Stoviglie. Qua c'erano le statuette. C'era il disegno. Allora, proviamo a inserirlo qua, questo pezzo di metallo. Ah, funziona. Ok, così. Dovevo aver messo qualcosa in moto. Pozzo dei desideri. Per cui abbiamo sbloccato. Andiamo su. Cosa non si è accorto di niente? Libertà buona, pozzo cattivo, è la fine dell'incubo. Io essere molto grato a te. Ringraziare te, tuo amico, rati cattivi, molto cattivi. Io ora andare, lasciare qualcosa per il mio amico. Che cosa mi lasci? Ok, abbiamo il biglietto del treno.
ciò non mi aiuta molto. Corda, dove posso usare una corda? C'è questo, ma oh, io devo usare questo. Il biglietto del treno? Andiamo a provare a dare il biglietto del treno al macchinista. Sai che sto gioco si sblocca pezzo dopo pezzo. Sono contento che tu sia riuscito a trovare le parti mancanti. Ti prego, dammele quando saremo all'interno del treno. Devo installarla nella cabina di comando, ora con la porta chiusa non mi servono. Amore mio, ma come faccio io a scoprire la combinazione? Vediamo se fa qualche click strano. Fanno tutti lo stesso rumore. Una specie di pulsante. Continuiamo a girovagare. Sai che ci dice ora che ho liberato il suo cibo? Il supporto centrale è nascosto un oggetto magico che però forse grazie a questo programma la mia famiglia non sarà più vivere nel timore di quei carnefici. Voglio provare a usare quel macchinario. Qui ci metto questo. E tiro questo. Di per sé non produce nulla. Noi ci dobbiamo mettere un pezzo di acciaio là dentro, e la schiaccio e noi lo mettiamo sul treno. Ops, devo fare così. E così. Non ho proprio idea di che cosa si può fare. Arrivato a questo. Ma che cosa c'è? Questo non mi sarà utile, però. Una volta prendevi molta più roba. Fuori dalla capanna non c'è per caso una pala, qualcosa del genere. Qua mi è sfuggito qualcosa. Ecco qua ragazzi, praticamente su questo cartello qua c'erano questi numeri qua e non li avevo visti, probabilmente sono la soluzione per l'enigma della lucertola. Quindi proviamo a farlo. Vediamo un po', ce li siamo annotati. Allora, parte di qua, che è il 5, 2. 4, 1, 3, 5, 2, 4, 1, 3.
Olè, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Ah, un enigma nell'enigma. Ok, dobbiamo arrivare fino all'assù. Fino all'assù, e questo lo portiamo su, questo lo portiamo là, poi in su. Tutto gira, tutto gira. Su, qualcosa. Sì. Tutti gli ingranaggi sono al posto giusto. Bene. Bene. Avevo un buon sistema di difesa questa torre. Un po' inutile perché c'è all'interno, ma vabbè. La razza di creature volanti chiamate Icari grigi, queste vivono principalmente in alto tra le montagne e di tanto in tanto scendono più a valle in cerca di cibo. Si nutrono di uova e di altri animali. Queste creature sono totalmente sopraffatte dalla bramosia di conquista di uova. Bisogna fare attenzione a queste temibili creature, poiché sono subdole e pericolose. Quindi potrebbe averci mentito. In questi sepolcri riposano gli antichi sovrani della terra desolata. Erano sovrani crudeli, ma allo stesso tempo saggi. Secondo la leggenda, nel sepolcro centrale si trova l'ingresso ad una stanza segreta, in cui è nascosto un artefatto dal potere inimmaginabile, la corona dei dannati. Nelle mani sbagliate può essere un'arma pericolosa che dona un grande potere. Altro? Sull'altura, presso lacrime gelate, si trova una scultura. La leggenda narra che questa nasconde al suo interno un segreto. Colui che svelerà il segreto si monderà dalla lordura delle proprie imperfezioni. Che poi mi piacerebbe sapere quali sono le mie imperfezioni, nel senso ancora non abbiamo capito che cosa noi abbiamo fatto. L'odore delle uova tempestoso scaccia tutti i tipi di uccelli, per questo motivo vengono collocate sui tetti delle case. A marcire. Vabbè. E qua ci sono ancora dei libri. La roccia estratta dalla miniera era utilizzata per la costruzione del castello. In quell'occasione sono stati scoperti giacimenti di cristalli verdi che si sono dimostrati di essere un'ottima fonte di luce. La luce emessa da questi cristalli viene utilizzata per costruire diversi tipi di lampade. Le miniere sono state chiuse quando l'ultimo trivellamento ha liberato le creature che vivevano sottoterra. Bene. Nient'altro. Andiamo su. Sei stato tu a sbarazzarti di questa enorme creatura che infestava la mia torre? In tal caso accetta i miei ringraziamenti. Diversi generi di creature strisciano fuori dalle profondità della miniera che si trova sotto la torre, e una volta questo era un posto così tranquillo. Per proteggermi da loro avevo costruito perfino un intero sistema di trappole intorno alla torre, e finora tutto funzionava perfettamente. L'ultima volta però qualcosa è andato storto. Forse ciò ha a che fare con queste creature deformi che recentemente volano qui sempre più spesso, li chiamano Icari grigi. Questi portano solo guai. Uno di questi ha anche provato a rubare dal tetto della torre il mio uovo tempestoso. Visto che aiutandomi hai dimostrato il tuo coraggio, potrei portare a termine un'altra mia missione. Si tratta di un certo artefatto conosciuto con il nome di Corona dei Dannati. Molti secoli fa è stato nascosto in uno dei sepolcri degli antichi sovrani di questa terra. So che in molti vorrebbero entrare in possesso e poterne sfruttare il suo potere. Vorrei evitare che ciò accada. Prendi questa lastra di pietra, ti aiuterà a trovare il modo di accedere all'interno dei sepolcri. Purtroppo per aprire il sepolcro avrai bisogno di una seconda lastra simile. Una volta trovata la corona, portamela immediatamente, è di grande importanza per me. Non solo per te, amico. Ok, ne avevamo già una simile. Ma dove vanno posizionate? Non saprei. Cannocchiale. Sull'orcio sono stati incisi degli strani simboli. Sarà meglio annotarli. Ah, potrebbe essere quello che apre il treno, questo. Ah, qua si va ancora su. E noi ci andiamo. Uovo.
Gancio. Ci attacchiamo una corda. Ok. Ora posso scendere. Prima non potevi scendere. Bene. Andiamo a parlargli. Sei riuscito a recuperare l'oggetto di mia proprietà dalla lucertola ladra. Come ti ho accennato in precedenza, se riuscirai a salire sul tetto della torre ed a prendere il mio vuoto impestato, te ne sarò estremamente grato. Va bene. Allora, noi abbiamo una combinazione per il treno. Eh sì. Proviamo. Allora, giù di 3, tutta la linea centrale, 3 e 2. Dovrei riuscire a replicarlo. 1, 2, 3, così, 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 così. Voilà. Vedo che sei riuscito ad aprire la porta della cabina di comando. In tal caso andrò a dare un'occhiata all'interno. Andiamo a vedere. Ok, cella energetica e biglietto. È qualcosa che mi serve? Dentro vedo dei pezzi di carta. Ah, il biglietto. La cosa per il ticket. Vabbè, dai, ragazzi, nel prossimo episodio direi che esploriamo e vediamo di risolvere sta faccenda del treno. E per oggi è tutto. Quindi, come al solito, vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento sotto il video. Iscrivetevi al canale se il tutto vi è piaciuto. Quindi vi ringrazio per avermi guardato. Ciao a tutti!